è giunto il momento di concludere un altro viaggio. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi è giunto il momento di chiudere insieme un'altra icona. Le ultime definizioni, il passaggio dell'olifa, la santificazione col bordo rosso. È arrivato il momento di mettere la parola fine a questa nuova preghiera, prima di cominciarne un'altra naturalmente. Spostiamoci di là e andiamo a concludere insieme questo bellissimo viaggio. E ricominciamo il nostro percorso con una patinatura della doratura. Il prototipo della Vergine di Rublev, l'originale, ha una doratura molto molto disfatta dal tempo, molto messa sotto pressione dal tempo che è passato. Io non posso distruggere la mia doratura, ma posso antichizzarla attraverso l'ausilio di una patina naturale fatta semplicemente di tempera all'uovo. Cosa faccio? Preparo il colore già mesticato con l'uovo, quindi lo passo sulla tavoletta e tampono via l'eccesso, come vedete, con una pezzetta o con un tovagliolino di carta. Do diverse sfumature a questa patina, qui mi vedete usare un bruno Van Dyck, ma poi immetterò anche altri colori. Lo farò sia sul fondo che poi, come vedrete, anche sul nimbo. Vedete, appunto, qui rischiaro la lucentezza del nimbo apponendo del bianco sporcato con del giallo Napoli e poi tampono. E per eliminare il grosso andrò anche a eliminare proprio il colore con le dita, proprio per tirare via il tutto e lasciare solamente una patina un po' di opacizzazione che dia quel sentore di vetustà fittizia che in realtà non è affatto vecchiaia ma solamente un qualcosa di apposto, un residuo di tempera. Faccio così anche sul nimbo della Madonna e differenzio i toni tra nimbo e fondo proprio per dare uno stacco maggiore alle due dorature che già avevamo portato avanti con due differenti immissioni di gomma lacca. Proseguo così il mio lavoro fino ad arrivare a un grado di soddisfazione personale. Qui dovete andare assolutamente a gusto, è quella piccola parte di autonomia che ci lascia l'icona. Adesso definisco i nimbi con la santificazione del sacro, quindi il bordo rosso a definire proprio la grandezza del nimbo. Vado prima con quello del Cristo, non mi preoccupo di essere particolarmente precisa, se sbaglio sull'oro è facilissimo rimediare, basta o graffiare via con molta delicatezza l'eccesso di colore oppure rimuoverlo ribagnandolo e asportandolo velocemente, tanto l'oro è protetto dalla gomma lacca. Immetto quindi il perimetro del nimbo e le iscrizioni all'interno del nimbo. Adesso procedo con le iscrizioni esterne, con l'iscrizione del nome di Dio e della Vergine Maria in greco. Adesso
netto tutta la tempera all'uovo con un passaggio di semplice tuorle aceto, in pratica lucido il colore. Adesso la parte più solenne, il bordo rosso. Vi ricordo che questo dà santificazione, tra virgolette, ovviamente, perché noi non siamo dei sacerdoti, all'icona, imprimendo il rosso della passione che circoscrive il manufatto, quindi rende sacro il manufatto perché lo circoscrive del sangue di Cristo. Fate questo passaggio con solennità, attenzione, calma, perché è il nostro saluto alla tavoletta, è l'ultimo gesto grafico pittorico che imprimiamo sul nostro manufatto. Lavoriamo bene anche le sponde laterali, pitturandole ben bene e soprattutto facciamo asciugare completamente tra una mano e l'altra di colore. E per ora ci fermiamo qua. Domani passeremo la gomma lacca su tutto il nimbo, sulle varie parti e in oro, e poi procederemo con l'olifa sulle parti dipinte. Siamo giunti al termine del nostro percorso, siamo quindi al momento dell'immissione delle vernici finali. Immissione delle vernici finali sia per quanto concerne la parte della tempera all'uovo che per quanto concerne la parte della doratura. Allora, la doratura è patinata con tempera all'uovo, quindi la verniceremo con una gomma lacca decedata per fissare tutto dov'è, mentre il volto della Madonna, così come le vesti, le verniceremo con l'olifa per evitare una sorta di opacizzazione del tutto. E allora, prendiamo la nostra olifa che avremo riscaldato a bagnomaria, vi rimando al video dove vi ho fatto vedere tutto il passaggio spiegato per filo e per segno, ve lo metto qui dove c'è la I col pallino. Quindi con un pennello procediamo alla prima stesura, una stesura che deve essere ricca ma non esagerata, con un'olifa tiepida, tiriamo bene, non vi preoccupate, terrà tutto, non verrà via nulla. Avevo già precedentemente riscaldato la tavoletta a phon, vi ho detto che la procedura completa la trovate nel video che vi ho indicato. E dopo che è tutta ben pregna di olio, dobbiamo fare in modo, attraverso il massaggio, che la tempera beva e si nutra di quest'olio. Steso il grosso ma ancora bello presente, lasciamo riposare qualche minuto e dedichiamoci all'immissione della gomma lacca decerata su tutta invece la zona che vogliamo proteggere, quindi la zona del nimbo. Userò un pennello morbido per non tirare via la patinatura e piano piano, ma veloce, piano piano come pressione e velocemente come passaggio, vado su tutto. Prediligo un pennello a punta perché mi farà rimanere entro i margini. Facciamo asciugare un po' il tutto. La gomma lacca asciugherà molto velocemente, quindi non ci saranno problemi. Lasciamo riposare un pochino l'olifa, quindi tra 5 minuti, il tempo proprio di fare decantare il tutto, continueremo a massaggiare. Riprendo a massaggiare la mia olifa, che nel frattempo avrà fatto delle micro zolle, e allora le vado a guardare in controluce e col dito spiano il tutto. Passiamo l'olifa anche sui laterali.
e alla fine passo su tutto. Quando la doratura è asciutta, quando tutto è al suo posto, do la stesura finale in maniera tale da omogeneizzare tutta la superficie. Questo è un momento molto importante, una parte di noi, vi ricordo, proprio con questo massaggio si imprimerà per sempre su questa tavoletta. Pulite bene il viso. Adesso deve solo riposare per almeno 3 ore prima di togliere l'eccesso di residuo di oliva, sempre con le mani. Non dovrebbero esserci più aperture a zolla, guardatela in controluce. Ok, basta così, ci vediamo tra 3 ore circa. Trascorse 3-4 ore, come vedete, in alcuni punti l'oliva sarà totalmente assorbita, in altri meno. Questo deriva anche dalla diversità di spessore del supporto, quindi dello strato gessoso, dalla diversità della componente grassa all'interno della tempera all'uovo, da tante tante cose. Quindi adesso noi con le mani andiamo a ristendere, quindi a ristabilire gli equilibri su tutta la tavoletta nuovamente ed ad eliminare totalmente gli eccessi di oliva. Quindi, come vi ho fatto vedere già tante volte, dall'interno verso l'esterno portiamo fuori l'eccesso di oliva. Solo alla fine, quando avrete eliminato il grosso, con un tovagliolino di carta, un fazzolettino che non rilasci residui, possiamo anche, senza graffiare la nostra tavoletta, asciugare dell'eccesso con movimenti rotatori. Quindi, da ultimo, lucidiamo ben bene. Finito! La nostra icona è giunta all'ultimo atto della sua creazione. Ora dobbiamo pensare però a confezionarla per regalarla in maniera degna. Quindi nel prossimo video vi faccio vedere la preparazione della scatola e il confezionamento di un'icona per essere regalata con grande dignità e col giusto rispetto. E spero che questo nuovo viaggio all'interno dell'iconografia russa e bizantina vi sia piaciuta. Questa è una delle icone più importanti del panorama iconografico mondiale, riprodotta per secondo la mia visione, che non è la vostra. Quindi, se vi va, cimentatevi e poi fatemi vedere la vostra visione della Vergine della Tenerezza di Rublev. Allora, vi lascio le foto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Concludere un'icona è sempre un'emozione speciale, non pensate? Io spero che anche questo bellissimo trascorso tra le braccia della Madonna vi sia stato utile e vi abbia fatto imparare o quantomeno innamorare di quest'arte ancora un pochino. Il corso di iconografia non finisce qui, abbiamo ancora un Arcangelo Gabriele da ultimare insieme e sarà proprio la cosa che faremo prossimamente. Quindi rimanete con me, regalatemi un pollice in su se pensate che questo corso ne valga la pena e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Grazie sempre per accompagnarmi tra le emozioni della tempera all'uovo e della doratura e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!